Simone, eccoci. Vai. Io non so dare il tempo. No, così inizia. Salve, buongiorno. Buongiorno. Speriamo sia un utile questo, non vorrei dirlo, però poi potrei presentare, sono passati tanti minuti. Comunque, diciamo che questi due ragazzi sono stati voluti dalla società, dall'allenatore, proprio per definire un pochettino tutta la rosa, un po' più qualcosa, perché abbiamo visto che in certi frangenti siamo stati senza qualche giocatore e ne abbiamo risentito. Partirei con Ciro De Angelis, un giocatore che io già conoscevo, che avevo portato a Monopoli. Visto che era un ragazzo che fa dei gol, allora ho pensato che per la Lega Pro era un ragazzo che poteva andare bene. Poi è successo che ultimamente non stavo giocando per un piccolo infortunio, ho fatto il tentativo a Monopoli di chiederglielo, loro hanno accettato e ce lo troviamo qua, dopodiché il resto lo sapete. Marfella è un ragazzo che si sta voluto investire. Ci mancava anche lui un giocatore jolly che potesse giocare terzino destro, terzino sinistro. Abbiamo puntato su di lui anche perché è un giovane, che è già 3 anni che fa la stessa categoria, è un giovane esperto, diciamo. E su lui abbiamo anche fatto un piccolo investimento che speriamo che sia anche lui un giocatore che ci porta avanti negli anni. Cercavamo un giocatore, un difensore, 98, lui è stato anche per la questione di età. Noi di 98 avevamo solo Valeri e per avere almeno un altro cercavamo un difensore, uno secondo noi, uno dei più forti del nostro girone. Abbiamo individuato Lutias, proprio un giocatore che è stato anche qui difficile portarlo via, che era una squadra come la Ricanatese, che però è stato, possiamo dire, la volontà del ragazzo che ci ha aiutato. Adesso sono tutti i ragazzi,